Quindi è importante per Valentina, che rimane in seconda posizione, e dunque ci sono solamente 7 pattinatrici. Quindi è nona. Al momento è nona, esatto. La quarta europea. Ecco, fantastico. E allora andiamo adesso a seguire Ashley Wagner. Un Ashley Wagner che ha detto di voler dimostrare quello che vale questo suo programma libero, il cigno nero. Vediamo se saprà fare un cigno nero come Volosov Trankov, che veramente è stato esaltante per il recupero delle posizioni. E ottava con 56-42. Doppio toalup, doppio loop, molto bello. Doppio axel, triplo toalup, ma ci sono due piedi sull'arrivo e la rotazione incerta. Infatti c'è una chiamata di review. Splendido triplo loop. Triplo salto, molto bene. Altro triplo loop, doppio toalup. Triplo flip, molto molto bene. Un cigno nero all'attacco anche oggi. Devo dire che il cigno nero è veramente questa. Forse veramente le carica, perché è una storia così forte, così intensa, presa dal film, davvero incredibile, e mi sembra
il Cigno Nero cercava la perfezione nel film e evidentemente l'hanno cercata. Un signor programma, devo dire. Anche perché, e qui chiamo Andrea perché è lui che fa i calcoli, esatto. lei doveva andare all'attacco perché la Cisni finirà 22esima, visto che in questo momento è 15esima. E dunque per poter ottenere ancora i due posti deve fare nelle 6:22 la Cisni, deve fare sesta perché 28, no? Giusto, esatto. Quindi vedi i calcoli, secondo me li hanno fatti anche loro. Ah, probabilmente. Perché lei è ottava dopo lo short e secondo me veramente ha dovuto fare anche qui, come ha fatto adesso ai Four Continents, che ha fatto uno straordinario libero, ha dovuto fare il libero della vita perché ne vanno anche le sorti della squadra. Sai, io credo che comunque lei fosse molto delusa, certo. Anche lei dal suo corto, perché è venuta qui tutto sommato anche lei per cercare di arrivare a zona medaglia, non è entrato il corto ed era molto, molto arrabbiata, insomma, invece ha dimostrato di essere in perfetta forma, in particolare questo programma le si addice veramente tanto, sì. Negli anni scorsi lei era un po' una macchina da salti, io dicevo, sì, bei salti ma poi non rimane proprio niente, invece qui c'era espressività, c'era energia, potenza, rabbia, un po' tutto, bello, no? Veramente bello questo programma, intenso davvero, programma di Ashley Wagner, poi per lei insomma era importantissimo anche perché è un po' la testimonianza di aver fatto le scelte giuste, perché ha cambiato allenatore da giugno 2011, è andata, appunto lo vedete inquadrato, da John Nix, tra l'altro leggendario lo possiamo chiamare. Let's go, Ashley Wagner. Era già in là con gli anni ai tempi di Sasha Cohen. Ha 82 anni. L'hai detto tu? Sì, si può dire. 120,35, un po' delusa perché guarda il suo season best di 128,34. Si è perso un triplo toll, ha degradato un triplo toll, quello in combinazione col doppio axel. Comunque va, adesso guardiamo la scheda, va comunque in prima posizione senza nessun problema. Ecco a te, Franca, proprio per commentare la sua scheda. Sì, le ha degradato il triplo toll che seguiva il triplo axel, ma il doppio axel, ma era giusto così.